Oltre 15.000 persone a Maggisano hanno festeggiato nella giornata di giovedì 4 agosto il taglio del nastro del nuovo gazebo monumentale, con un ospite d'eccezione come il cantante Albano. Quella di giovedì è stata una giornata veramente storica per il comune e l'intero territorio presilano, che hanno scoperto il nuovo volto del centro storico di Maggisano, con l'inaugurazione delle opere realizzate grazie ai fondi di sviluppo e coesione 2000-2006, terzo atto integrativo APQ Emergenze Urbanistiche Territoriali. A salutare i numerosi presenti che fin dal pomeriggio hanno invaso le strade di Maggisano è stato il sindaco Antonio Lo Stumbo, che ha ringraziato per la presenza il presidente della provincia Enzo Bruno ed il governatore della Calabria Mario Oliverio, il quale ha affermato: nei centri storici dei piccoli comuni, in realtà che hanno subito un processo di svuotamento nel corso dei decenni, c'è un patrimonio importante che noi dobbiamo riusare e valorizzare come fattore di identità e di attrattività. Ci sono tutte le condizioni perché questo possa verificarsi e credo sia possibile se si determina una giusta sinergia tra la regione, la rete degli enti locali e l'associazionismo. Dopo la benedizione ufficiale, il sindaco Lo Stumbo ha ufficialmente inaugurato il gazebo monumentale con una cassa armonica che per le sue misure e la sua maestosità rappresenta uno dei gioielli più belli nel suo genere a livello nazionale. La serata è poi proseguita in piazza con il concerto anticipato dalla proiezione di uno suggestivo video sulla storia di Maggisano e del suo patrimonio storico e naturalistico. Le note di una delle canzoni più famose di Albano, ovvero Nel Sole, hanno aperto il concerto che ha conquistato la partecipazione delle migliaia di persone presenti, regalando a Maggisano una giornata veramente indimenticabile. Ma perché?